Sono 6 le piattaforme tematiche della rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, laboratori di ricerca industriale e centri per il trasferimento tecnologico che garantiscono alle imprese una qualificata offerta di ricerca e innovazione per trasformare la conoscenza in nuovi processi, prodotti e servizi e accrescere la competitività del tessuto produttivo. La piattaforma Energia Ambiente fornisce servizi di ricerca e innovazione ad aziende del settore della green economy, della filiera della produzione energetica o comunque interessate a ridurre il proprio impatto ambientale. Le attività dei laboratori infatti si concentrano su tecnologie e metodi innovativi per il controllo della qualità ambientale, per la gestione delle risorse naturali, per l'ottimizzazione dei processi produttivi, riducendo i relativi impatti ambientali e massimizzando valorizzazione e recupero di materia ed energia. In pratica, per esempio, alcuni laboratori realizzano sistemi innovativi per la depurazione delle acque reflue o naturali, attraverso la somministrazione di energia elettrica o ultrasuoni OUV. Tecnologie elettrochimiche per la potabilizzazione delle acque di rete, sistemi di monitoraggio biologico per rilevare le nuove sostanze contaminanti. Altri laboratori della piattaforma sono impegnati nello sviluppo di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incluse le biomasse residuali derivanti dalla zootecnia e dall'agroindustria, per le quali i laboratori mettono a punto metodi sostenibili per la produzione di biogas e biometano e il corretto utilizzo del digestato. Allo stesso tempo si sta addestrando un tipo di microalghe per utilizzarle come depuratore naturale, visto che le alghe si nutrono degli inquinanti assorbendoli. Anche queste vengono poi raccolte e utilizzate per fare bioenergia. Il risultato è acqua depurata ed energia pulita. Altra attività legata alla lotta ai cambiamenti climatici è relativa alla misura delle proprietà termodinamiche delle miscele a base di CO2, ai fini delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio della stessa.